Vittorio con una missione che è quella di portare l'amore che loro hanno vissuto al mondo. Dove viene chiamata va a dare la testimonianza, e quindi l'ho chiamata anch'io stasera da per la prima volta a Perugia. Ho fatto qualche testimonianza in qualche parrocchia, ma per la prima volta così pubblicamente viene a dare la sua testimonianza. E poi la Costanza Miriano, che è giornalista, è scrittrice e amica, penso che ci conosciamo da 30 anni Costanza, e quindi ecco, io vi ringrazio di questo. E il titolo, poi alla fine ci sarà anche una sorpresa, e il titolo di questo incontro è Il senso dell'amore. Abbiamo voluto, ho scelto questo titolo perché questa parola è veramente usata e abusata, e soprattutto in questo tempo, e non è vero che tutto è amore. Allora abbiamo voluto portare questa testimonianza via da parte sua, la Costanza uguale, su quello che su come loro vivono questo, che non è una parola, ma questo dono immenso, come lo vivono nella loro vita. E io niente, finisco qui e ringrazio tutti voi che partecipate. Prima però di iniziare, se mi permettete, vorrei chiamare padre Vittore, che è il parroco di San Filippo Neri. Possiamo fare anche un applauso. Grazie. Se tu ci fai una preghiera e iniziamo. Vieni qua. Allora facciamo la preghiera invocando lo Spirito Santo, che è l'artefice accanto a tutti i santi beati, che dà vita e vitalità a tutte le loro azioni, a tutti i loro atti. Allora lo invochiamo alzandoci in piedi. Vieni, o Dio Spirito Santo, illumina il cuore e le menti dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Un'Ave Maria, siamo al mese del Rosario, Maria è sposa dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra gli uomini, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Invochiamo come regina della pace. Il mondo non si può dare la pace da sé, è una situazione difficile, drammatica. La pace viene dalla mediazione di Maria, e nonostante la tristezza di una guerra mondiale a tratti e a spezzoni, dice Papa Francesco, però abbiamo l'alba del centenario di Fatima. Di Fatima è stato liberato tutto, però l'ultima parte si deve avverare. Finalmente il mio cuore immacolato trionferà e ci sarà la pace. Non è una leggenda, ma è una realtà, e che anche Maria aspetta le nostre preghiere. Scusate, dimenticavo prima di iniziare, volevo darvi anche, perché può essere interessante, anche il punto della causa di Vittorio, dove siamo arrivati. Allora vi do la bella notizia, forse alcuni lo sanno, che a febbraio di quest'anno il congresso di teologia ha esaminato la posizione, perché la causa si trova già nella fase romana, è finito il processo diocesano, adesso i teologi hanno esaminato la posizione di Vittorio, e nove teologi su 9 hanno dato parere affermativo circa l'esercizio eroico da parte di Vittorio delle virtù cristiane. Adesso a fine febbraio ci sarà l'esame da parte del congresso, della commissione dei
cardinali dei vescovi, se ci sarà un giudizio affermativo, il Papa, il Santo Padre, tempo a settimana, 10 giorni, dovrebbe proclamare Vittorio Trancanelli da servo di Dio a venerabile. Quindi questa è la grande notizia. Passo la parola alla moglie. Buonasera a tutti. Io vi racconto un po' la storia di Vittorio e anche la mia. Io ho conosciuto Vittorio che ero piccola, proprio piccola, perché avevo 9 anni. E Vittorio era compagno di scuola di un fratello che noi siamo una famiglia numerosa, i due fratelli studiavano ad Assisi, al Convitto Nazionale di Assisi, e un giorno il fratello più grande mi portò in casa Vittorio, ma ero piccola, loro, Vittorio a quei tempi aveva 14 anni. E mi incontro così, mi ricordo che lo guardai senza nessun interesse, però ho cominciato a frequentare la nostra casa perché come compagni di scuola lui veniva a fare, noi abitavamo sul Montaviata, quindi lui veniva a fare le vacanze da noi, quindi ogni anno lo conoscevo sempre di più. Quello che mi piaceva in Vittorio era la sua serenità, la sua pace, la tranquillità, la calma. Io mi sono innamorata, siccome avevo due fratelli tremendi, mi sono innamorata di questo ragazzo così semplice, così buono, pieno di pace. E ci siamo fidanzati che io avevo 15 anni e lui 21 anni. E quando eravamo fidanzati facevamo tanti sogni, no? Anche volevamo andare missionari, partire, andare in Brasile, in Napoli. Come missionario, e quindi dicevamo io vado come medico, io ero insegnante, perché io come insegnante. Poi ci siamo sposati nel 70, quando ci siamo sposati abbiamo capito che la nostra strada non era la missione, ma perché Vittorio si è ammalato subito, pochi mesi dopo il matrimonio, di colite ulcerosa. Voi sapete la colite ulcerosa, a quei tempi non si conosceva tanto questa malattia, infatti è iniziato per noi un calvario perché non sapevamo proprio dove andare per curarla anche. E finalmente un giorno a Roma ci dissero che era una malattia, uno specialista ci disse che era una malattia subdola che doveva esserci, poi nascondersi, ma che non sarebbe mai guarita, cioè poteva stare anche ferma per qualche anno e poi ritornare. Quindi ecco, subito dall'inizio della nostra vita abbiamo vissuto un po' sempre questa ansia anche della malattia. Dopo però Vittorio è stato meglio con le cure che ha fatto, ma nel frattempo che lui si è ammalato io aspettavo un bambino, ho perso un bambino, e dopo non ne venivano altri. Ma noi siamo stati 4-5 anni così, veramente noi due che ci siamo proprio... Cioè, vivevamo l'uno per l'altro, il nostro amore cresceva ogni giorno di più, fino a che non aspettavamo un altro bambino dopo qualche anno. E arrivata all'ottavo mese di gravidanza, Vittorio si riammala in una maniera brutta. Pensavamo fosse un'influenza, perché lui diceva che sarà un'influenza. Poi venivano tutti i medici a casa perché era... come medico venivano a trovarlo gli altri, venivano per mare, venivano gli aiuti. Io quindi stavo tranquilla, non è che andavo a indagare, pensavo che lo curassero. E anche lui come medico si curasse, invece il medico cura te stesso, è proprio vero, insomma, i medici non si curano. E quando sono arrivata al 9 mese, Vittorio ancora stava nel letto. E io ho detto, Vittorio, pensi che devi continuare a stare nel letto oppure andiamo all'ospedale? Tu mi guidi, mi dici dove ti devo portare, così vediamo cosa c'hai, no? Come malattia. Insomma, a che punto è la colite, perché avevamo capito che era colite. E lui dice, va bene, portami in radiologia. Siamo andati con la macchina, e siamo entrati in radiologia e gli hanno fatto una lastra all'addome. Lui dopo un pochino è uscito con la lastra in mano e mi ha detto,
Lia, io sto morendo. Non sapete che colpo mi ha preso, ma ho cercato di non farmi vedere che ero così. Ma non ho fatto in tempo nemmeno a rispondere. Gli avevo detto, ma che cosa vuol dire Vittoria, che stai morendo? Non ho fatto in tempo a rispondere che subito ho visto arrivare tutti i medici della chirurgia d'urgenza dove lavorava Vittoria, il primario, gli aiuti, tutti sono arrivati. Allora ho capito che dalla radiologia gli avevano avvisato che Vittoria stava morendo veramente. Quando mi hanno visto, il primario mi ha detto, dice, adesso non ti mettere a piangere, lasciamo perdere, è un po' burbero, ma insomma. Dice, non ti mettere a piangere, dice, purtroppo io provo ad operarlo, ma non penso che guarirà perché ha una brutta peritonite e non è, io ci provo perché ho il dovere di farlo, ma non penso che uscirà vivo dalla sala operatoria. E così questo mi hanno detto anche tutti gli altri medici, e così mi stava dicendo Vittoria. Quindi hanno messo Vittorio subito sul lettino, l'hanno portato di corsa in chirurgia e poi mi hanno detto, se vuoi parlarci in un attimo, vuoi per dire, può darsi che è l'ultima volta che ci parlo. E io sono stata lì, cercavo di fargli coraggio, dicevo, Vittorio, come ti senti in questo momento, no? Che stai per andare dall'altra parte? E lui mi ha detto, Lia, ma io vado dal Padre Nostro. La cosa che più mi dispiace è lasciare te con il bambino che nasce. Non è che io muoio, non è questo il dolore. Allora non ho fatto in tempo nemmeno qui, perché era tutto un susseguirsi di cose velocemente. Hanno bussato alla porta dal sacerdote, perché Vittorio aveva chiesto al sacerdote per confessarsi. Quindi si è confessato. E poi subito una corsa in sala operatoria. Io sono rimasta nel corridoio. E le infermiere mi hanno dato una sedia, una tazza di camomilla, penso, una cosa del genere. E poi sono spariti tutti, i malati chiusi nelle camere, io nel corridoio, gli infermieri tutti chiusi da una parte perché piangevano, perché Vittorio aveva 33 anni, quindi veder morire un medico così giovane, perché loro amavano. E tutti i medici tutti in sala operatoria. E sono rimasta sola. Quel momento è stato il più importante della mia vita e penso anche poi della vita di Vittorio, perché in quel momento ho pensato come veramente la vita non è, il tempo non è in mano nostra, il tempo è di Dio, oggi ci siamo e domani non ci siamo. Quindi facevo, Signore, ma come è passato presto il tempo, prima facevamo tanti progetti, parlavamo tanto e poi alla fine mi ritrovo che Vittorio già muore, perché io dopo pensavo che morisse veramente. E poi ho detto veramente, quando si pensavo, pregavo, pensavo, avevo tante ore lì per stare, mi ricordo solo aver chiamato i miei e gli ho detto, pregate per favore che Vittorio in sala operatoria sta morendo. Quindi ecco, la preghiera di tutti e anche la mia, ma facevo veramente come non siamo padroni di niente, anche la famiglia. La famiglia se muore il marito o la moglie, non è più una famiglia, no? La famiglia è il dono di Dio, il tempo è il dono di Dio. E allora mi ricordo che chiesi al Signore, mi dispiaceva che Vittorio morisse senza conoscere il bambino, ma mi dispiaceva ancora di più che il bambino non potesse conoscere il padre. Allora chiesi al Signore, fa che questo bambino ti conosca, che conosca il padre. Quando poi, dopo tante ore di sala operatoria, Vittorio è uscito, l'hanno portato con il lettino fuori dalla sala operatoria, ho pensato che il Signore aveva esaudito la preghiera. E infatti, Vittorio è stato tra la vita e la morte parecchio tempo. Ma e quando io, mentre io lo assistevo, nove giorni dopo, ecco che ho capito che doveva andare a partorire. Vittorio stava ancora molto male. Infatti non riusciva nemmeno ad aprire gli occhi. E ho detto, Vittorio, adesso vado io in ospedale, vado a partorire. E lui mi ha detto, forza lì, adesso è il tuo turno. E io sono andata, ma credetemi, i dolori che avevo nel cuore superavano di gran lunga il dolore del parto. Io non mi ricordo il dolore del parto, mi ricordo solo un grande dolore nel cuore, basta, perché pensavo sempre che Vittorio non ce l'avrebbe.
E invece pensate che addirittura hanno preso il bambino e qui c'è una di quelle infermiere, l'hanno portato subito, l'hanno messo in incubatrice e l'hanno portato da Vittoria a farglielo vedere, perché pensavano che non sarebbe sopravvissuto. Quindi appena nasce un bambino non lo prende e lo porti in giro per l'ospedale, no? Quindi voleva dire che Vittoria stava veramente tanto male. Ma quando poi il Signore ci ha fatto la grazia e Vittoria è tornata a casa, allora abbiamo pensato, adesso non è più, non dobbiamo perdere più tempo in tanti sogni. Se abbiamo il desiderio di fare la volontà di Dio, chiediamo al Signore e facciamolo subito senza dire beh domani lo farò. Perché bisogna farlo oggi, perché domani non sappiamo se ci siamo. E allora con Vittorio abbiamo deciso un po' di vivere in maniera un pochino più radicale il Vangelo. E mentre leggevamo, un giorno leggevamo un brano del Vangelo, ci è venuto un versetto che accoglie uno di questi piccoli, accoglie me. Noi desideravamo avere Gesù in casa nostra, come ad esempio è nella chiesa, il tabernacolo c'è Gesù, noi volevamo in casa nostra, ma questo non era possibile perché Gesù è nella chiesa, ma come fare per averlo nella famiglia? Allora chi accoglie uno di questi piccoli accoglie me. Allora abbiamo detto, ecco, abbiamo trovato il modo per accogliere il Signore in casa nostra. C'era un sacerdote a Firenze che conoscevamo e nel giro di una settimana ci ha mandato due bambini in affido. Erano due bambini di Firenze, di una famiglia molto numerosa. E avevamo già un bambino. Quando Diego aveva già 4 anni, sono arrivati questi altri due bambini. Erano bambini vissuti in situazioni molto difficili, anche se erano di Firenze, non erano stranieri. Bambini che erano abituati a saltare dalla loro terrazza all'autobus in corsa, sopra. Immaginate quando facevano Tarzan in casa sul lampadario quello che succedeva. Oppure quando andavano nella camera di Diego che era tutta ordinata e come tante volte Diego diceva. Babbo, ma rimandiamoli in collegio, che fanno? E Vittorio, no, o ci andate tutti e tre o nessuno. E Diego, poverino, vabbè. Ma questo gli ha fatto bene a Diego, non è che gli ha fatto male. Quindi non è da dire che si toglie qualcosa al proprio figlio, non si toglie niente, anzi si abitua a condividere. Che un figlio unico sarebbe stato terribile. E allora questi due bambini pian piano, noi che facevamo? La domenica ad esempio ci riunivamo per dire le lodi prima della messa e leggevamo il Vangelo della mattina, della domenica. E poi lo commentavamo liberamente, in modo che quando poi si andava alla messa i bambini stavano più attenti. Non vi dico i primi tempi che salivano sul confessionale, saltavano di sotto durante la messa, mettevano la testa nelle colonnine dell'altare, quelle di Monteluce. Per fortuna il nostro parroco era paziente. Però piano piano poi si sono abituati e abbiamo capito che come ce ne avevamo due, potevamo avercene anche tre. Ci aveva chiamato il giudice per darci altri due bambini e siamo andati a prenderli questi due bambini. Ma la suora, quando ci ha visto, ci ha detto ma no, questi due bambini sono piccoli, li vogliono tutti. Erano belli, biondi, con gli occhi azzurri. Invece chi non vuole nessuno è questa bambina che è somala e che deve fare 4 insuline al giorno e spesso va in coma diabetico. Allora noi non eravamo andati a scegliere i bambini, eravamo andati a prendere Gesù, quindi abbiamo detto va bene, prendiamo, si chiamava Nadia questa bambina e l'abbiamo portata a casa nostra. E qui abbiamo detto anche al professor Santosario, non lo conoscete di sicuro, che ci dava una mano per la malattia. E lui ci ha aiutato. E così questa bambina piano piano ha imparato a gestirsi da sola, a fare sia l'insulina, la dieta e lo stick. E è diventata autonoma nel giro di poco tempo. Eravamo ancora alle prese con questa bambina quando un giorno ci chiamano in ospedale. Siamo andati in ospedale. Io sono andata in ospedale, Vittorio non c'era quella sera. E c'era un'infermiera che stava morendo, una caposala, che mi ha detto che
era una ragazza madre e che se potevamo prendere la sua bambina Down, che altrimenti sarebbe finita in istituto. Allora noi abbiamo, io gli ho detto, guarda, io ne parlo con Vittoria, poi domattina vi diamo la risposta. Sono tornata a casa, ho parlato con Vittoria quando è tornata dall'ospedale e abbiamo pregato, la notte abbiamo pregato, abbiamo detto agli altri figli se la voleva e se erano contenti. E loro ci hanno detto di sì e noi siamo andati in ospedale la mattina. E abbiamo detto alla mamma, guarda, Alessandra può venire a casa nostra, può stare con noi. La mamma che erano 8 anni che era malata di tumore. Quando la bambina aveva, si era malata quando la bambina aveva 8 anni, per 8 anni è stata malata di tumore. E lei andava in cerca della sua guarigione o di una situazione, di una famiglia che prendesse questa bambina. Quindi ha girato tutti i santuari, pregava, faceva pregare, chiedeva questa grazia al Signore. E veramente noi siamo testimoni di come la preghiera arriva al cuore di Dio e come il Signore poi trova una soluzione. Infatti Alessandra è entrata in casa nostra, noi siamo stati contenti di prenderla, certamente non sapevamo come fosse Alessandra. Alessandra ha tanti problemi al cuore, è epilettica, e c'è la schiena tutta storta, c'ha problemi ai piedi, ma sapete quel versetto della Bibbia che dice fate attenzione all'accoglienza, alcuni praticandola hanno accolto degli angeli senza saperlo. Ecco, Alessandra per noi è un angelo, ma non è così, dice, è un angioletto, no? È un angelo sul serio, perché quando l'abbiamo portata a casa per la prima volta, c'erano delle amiche della mamma che qui sono presenti e c'era anche l'assistente sociale. Sì, noi eravamo intorno al tavolo, non sapevamo come dire ad Alessandra, perché è una ragazzina con un carattere forte, non è? Aveva già 18 anni, quindi non sapevamo come dirgli che da quel giorno sarebbe rimasta per sempre con noi. Allora cercavamo, aspettavamo il momento. A un certo punto si alza Alessandra e dice, posso parlare? Dico, sì. E mi guarda e mi dice, posso chiedere una cosa? Sì, dimmi Alessandra, vuoi diventare la mia mamma visto che la mia mamma è andata in paradiso? Ah, ci siamo sentiti sollevati. Ma certo Alessandra, ma si respirava un'aria proprio di spirito sapiente, di Dio, piena, perché non era possibile che una bambina ti chiedeva quello che noi avevamo paura di dirle. E poi si è rivolta a Vittorio, puoi diventare il mio babbo, e agli altri fratelli, potete diventare i fratelli, sorelle, tutti che hanno detto, si è tutta contenta, baciato tutti. Poi alla fine si è messa in ginocchio, ha messo le mani giunte, ha guardato verso il cielo. Ti ringrazio Signore che mi hai trovato una casa, mi ha trovato una tenda con tante colonne, perché eravamo noi tutte le colonne, no? Quindi è stata bella. Alessandra è una bambina che prega sempre, è una bambina, oramai è grande, oramai ha 42 anni, è una donna, ma io la considero sempre, è tanti anni che sta con me, aveva 18 anni, adesso ce n'ha 42, quindi adesso dorme con me nel mio letto, quindi e stasera non dorme, ma ti aspetto, te lo fai presto, ma e però è una ragazzina che prega sempre, continuamente. Voi non sapete, ma lei si offre per i peccatori. Io gli dico al Signore, tante volte le dice, Signore, mandami una malattia, mandami un chiodo, perché io voglio aiutare i peccatori ad andare in paradiso. Io gli dico, Signore, tu lo sai che è Down, no? Però ragazzi, pensate, lei ha fatto già 2 operazioni al cuore. Una l'ha fatto che c'era la sua mamma quando era piccola, ma una l'ha fatta con me dopo la morte di Vittoria. Ma io vi dico come è andata in sala operatoria. È andata pregando, dicendo, mi voglio unire a Gesù, voglio essere... adesso non mi viene la parola, come ci ha detto. Dice, voglio aiutare Gesù a...
a portare, mi voglio unire alla sua passione per portare le anime in cielo. Credetemi, lei dopo l'operazione al cuore è stata tagliata da davanti a dietro, anche le costole si date tagliate. Lei non ha mai pianto. E quando qualcuno, quando gli toglievano i tubi, gli dicevano Alessandra, urla, e lei diceva no, perché ho promesso a Gesù di portare in paradiso le persone. E non urlava, gli venivano giù le lacrime, ma non urlava. È una bambina piena di Dio. Ecco, ora mi sono soffermata un pochino di più perché è stata una cosa particolare. Noi l'abbiamo presa a scatola chiusa, a scatola chiusa abbiamo trovato un angelo. Poi con tutti i problemi, se voi gli chiedete quanto fa 2 più 2, vi dice 8, 9, 20, non lo so. Perché lei non sa, non, veramente non sa. Però quando parla delle cose di Dio, è qualcosa di grande. Allora io dico sempre, però mi raccomando Alessandro, quando vai in paradiso ricordati di noi, che ti abbiamo voluto bene. Sì, sì, ma non ora, ma non ora. A tutte le persone che l'aiuta in qualche maniera, dice così. Dopo Alessandra, il nostro parroco ci ha chiesto se prendevamo una mamma con 4 bambini piccoli. La casa non era tanto grande, l'abbiamo accolto questi 4 bambini e la mamma. Però abbiamo fatto una stanza con gli letti a castello perché non sapevamo dove metterli. Ma diventava veramente faticoso poi alla scuola. Lavare i panni, fare i compiti, tutte le cose per tutti. Allora abbiamo detto, ma come noi condividiamo la fede con la gente della parrocchia, con le persone che sono in parrocchia, perché non vogliamo condividere la carità? E quindi ci siamo andati in parrocchia, abbiamo chiesto chi ci voleva aiutare e alcuni hanno detto che sì, sono venuti a casa, ecco, ci siamo dati da fare per chi faceva la spesa, chi stirava, chi faceva una cosa, chi faceva un'altra, e la situazione si è risolta dopo di questa mamma con 4 bambini, ma siamo dovuti andare anche in tribunale, insomma è stata difficile, però alla fine questa mamma è tornata a casa sua con i bambini. E quando è tornata a casa sua abbiamo detto con queste persone, è così bello pregare insieme, stare insieme, lavorare insieme, perché non continuiamo? E così abbiamo continuato a pregare per 4-5 anni insieme, tutti i sabati che pregavamo insieme, e fino a che veramente non abbiamo messo quattro colonne scritte. Ad esempio volevamo fare accoglienza, ma non sapevamo come fare, ecco. Queste quattro colonne sono, la prima colonna era la condivisione dei nostri stipendi. Al primo posto la preghiera tutti i giorni insieme, secondo posto la condivisione dei nostri stipendi, quarto posto per accogliere mamme con bambini in difficoltà. A quei tempi avevamo un po' le idee confuse, ma poi pian piano si è delineato meglio, mamme con bambini, e il quarto punto era la laicità dell'esperienza, il fatto che eravamo persone insomma, che messe insieme potevamo aiutare qualche famiglia, qualcheduno, insomma, non tanti, ma qualcosa. E così siamo stati dal vescovo che ha benedetto questo progetto. Vittorio ha voluto chiamare questo progetto alle querce di Mandre, perché diceva, come Abramo accolse nell'ora più calda 3 personaggi che passavano nel deserto, li ha accolti, li ha dato da mangiare, li ha rifucillati, li ha fatti riposare così. E dopo questi 3 personaggi sono andati via, e quando tornavano via, gli hanno promesso anche poi, Abramo era sterile, no? Hanno promesso l'eredità, l'erede ad Abramo e a Sara, e infatti l'anno dopo è nato Isacco. Ma come questi 3 personaggi erano Dio, così diceva Vittorio, come Abramo accolse quei 3 personaggi ed erano Dio, così noi accogliamo le persone e per noi sono Dio, noi accogliamo Dio accogliendo le persone che hanno bisogno. E così il vescovo ci ha dato l'indicazione di andare a Cenerente di stare lì, insomma, l'associazione è lì. Noi accogliamo persone provenienti da qualsiasi parte del mondo, siamo collegati con la Caritas. Io, anche se trovo una persona in mezzo alla strada, non è che la prendo e la porto all'associazione, ma dico andiamo alla Caritas, e tramite la Caritas c'è un consiglio per l'accoglienza dove si decide dove
le persone sono più adatte secondo le case che abbiamo di accoglienza nella Caritas. E ecco, a volte queste persone vengono proprio senza niente. Noi gli diamo tutto quello di cui hanno bisogno, da vestiti, a mangiare, la casa, il riscaldamento, tutto. Certamente non stiamo lì con loro perché loro si devono autogestire. Però gli chiediamo quando stanno lì se, siccome poi parliamo con loro, cerchiamo anche di aiutarli per i loro problemi, eccetera. Però chiediamo anche di pregare con noi perché solo il Signore può risolvere certi problemi, noi non possiamo risolvere tutti i problemi. Noi glielo diciamo. Allora le persone che sono cristiane pregano con noi, ma i musulmani vanno a pregare di sopra. Quindi sopra pregano i musulmani, sopra preghiamo noi. L'associazione è nata 19 anni fa, Vittorio è morto 18 anni fa, e da allora abbiamo accolto gente proveniente un po' da tutto il mondo. Adesso in questo momento abbiamo una mamma con un bambino malato, albanese, una signora malata, grave, e abbiamo un'altra donna, una donna che è arrivata con i barconi, con il figlio da noi. Cioè non è che possiamo fare una grande accoglienza, facciamo una piccola accoglienza, perché questa è una cosa che si potrebbe fare in ogni parrocchia, un po' di famiglie cristiane che vogliono, oltre alla frequentare la parrocchia oppure un movimento così, vogliono condividere la fede e possono condividere la carità. Questo 3-4 persone, basta che mettono un po' di soldi insieme, possono aiutare una famiglia che sta magari in un palazzo, che sta vicino. Questo si potrebbe fare da tutte le parti. Contemporaneamente noi con Vittoria abbiamo continuato a prendere bambini in affitto. Gli ultimi che sono arrivati sono due gemellini, accolti proprio con tutto l'amore che potevamo. Però Vittoria ha cominciato a sentirsi male dopo un pochino. La malattia, la cui dolce rosa, si era trasformata in un tumore e che lo ha portato alla morte nel giro di 3 mesi. 3-4 mesi, però prima di morire, quando era in rianimazione, Vittorio mi ha detto: Lia, mi porti tutti i figli che abbiamo allevato, portami tutti intorno al letto. E io ho detto: ma sì, ma in rianimazione, lo sai, Vittorio, non possono venire. Dice: ma vedrai che sono amici per noi, per concederanno. Infatti li hanno fatti vestire tutti come quando si alza l'operatoria, tutti sterili. Sono entrati tutti intorno al letto di Vittorio, oramai erano già 21 anni che avevamo cominciato a fare accoglienza di bambini, quindi erano già cresciuti, avevano anche figli, a loro volta avevano figli loro. E eravamo tutti intorno al letto di Vittorio. Vittorio ha guardati tutti a uno, no? Cominciando dal primo, come, ma li guardava intensamente, senza parlare, come per dire: io vado, ma non mi scorderò di te. Cioè, cercava di dargli quella sicurezza anche se rimanevano soli. Poi è arrivato a me alla fine. Sapete, Vittorio era medico, ma non ha mai preso un soldo a un malato, perché lui diceva che il malato è Dio, nel malato c'è Dio. Quindi sia fosse ricco sia fosse povero, per lui non si potevano prendere soldi. Vittorio, abbiamo vissuto sempre con lo stipendio dell'ospedale, e abbiamo, insomma, se ci avevamo da fare delle spese, a volte facevamo piccoli prestiti, e così siamo andati avanti sempre così. E quindi quando è morto, quando stava prima di morire in questa sala di rianimazione, quando è arrivato a me, mi ha detto: vedi Lia, per questo motivo valeva la pena di vivere. Se anche io in questo momento avessi avuto soldi, case, adesso che cosa ci facevamo? Cioè adesso, dice, io porto l'amore che abbiamo dato a questi bambini. E ecco, io ho sempre in mente il Vangelo di Matteo 25, ve lo leggo perché così, breve. Sono sicura che quando Vittorio si è presentato davanti al Signore, il Signore gli ha detto: venite benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare,
ho avuto sete, mi avete dato da bere, ero forestiero, mi avete ospitato, nudo mi avete vestito, malata mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. In verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose, uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Ecco, io sapevo che Vittorio era andato in cielo, sicuro, perché era un uomo, non so, forse mi farete delle domande, magari dopo vi dirò meglio, ma poi la Chiesa me l'ha confermato perché ha cominciato il processo di beatificazione, quindi adesso Vittorio è lassù, ma è anche qua giù vicino a noi. Costa a Lia ogni volta ricordare questi momenti, quindi è proprio una sofferenza anche per la, ovviamente la vissuta sulla sua carta. Bene, allora, dopo Lia passo la parola alla Costanza. Ho trovato un libro in libreria e visto che parlava di un perugino l'avevo preso. Sono contenta di aver ascoltato questa testimonianza che così mi ha fatto ancora di più vedere quanto devo camminare. Il mio livello, come sapete, è molto più teorico, è molto meno concreto e pratico. Sono più giovane, dici, ma insomma. No, è che sì, anche io quello insomma, che ho cominciato a fare 4-5 anni fa ho cominciato a scrivere di matrimonio perché volevo convincere un'amica a sposarsi e così ho cominciato a ragionare sul nostro matrimonio che invece è molto, molto più zoppicante, molto più normale, molto così noi abbiamo, sono sposata da 18 anni. E abbiamo 4 figli e il nostro cammino è stato molto diverso, è stato un avvicinarci a Dio dopo, quindi insomma una scoperta diversa del Signore nel quotidiano. E io posso dire che in ogni situazione, in ogni famiglia, in ogni appunto vita nella quale Dio ci mette, la cosa importante da capire è appunto capire che il matrimonio è un cammino di conversione come tutti gli altri stati di vita e imparare ad amare intanto il vicino e che è appunto prima di tutto lo sposo è un cammino che dura davvero una vita. Io mi accorgo che ancora faccio fatica a capire mio marito e a volergli bene come lui desidera essere amato, intanto perché appartiene a un'altra specie che è quella maschile e no, ogni tanto che quando insomma stiamo insieme io ho il sospetto che lui ascolti i miei incontri su YouTube che ogni tanto li mettono perché si comporta esattamente come io, cioè delle volte dico secondo me lo fa apposta, oggi l'ho chiamato, dimmi, no ti volevo salutare, ciao, no, ma dico così sono 5 anni che vado in giro nelle parrocchie a dire che gli uomini devono imparare a dialogare con la moglie, che devono ascoltare, così, però cioè, ancora continua a rimanere più
vuole saltare, ma perché parti? No, no, così perché generalmente si usa tra marito e moglie così parlarsi, anche se uno proprio non ha una comunicazione, dove è parcheggiata la macchina, dove, cioè uno può anche salutarsi, no? Ah, va bene, dimmi, va bene. E quindi io sono ancora a livello così di questa fatica di tradurre questo linguaggio maschile molto del modello base, e mi rendo conto che davvero è un cammino quello di imparare a capire come l'altro vuole essere amato. L'altro giorno ho intervistato Chico per la Sinfonia degli Innocenti che hanno fatto in Sala Nervi, e mi ha colpito moltissimo una cosa che ha detto parlando degli ebrei. Lui ha detto come puoi, un rabbino una volta gli ha detto, come puoi dire che mi vuoi bene se non capisci cosa mi fa soffrire? E questa cosa mi ha colpito. Loro parlavano di Auschwitz, del fatto che la sofferenza era difficile capirla da chi non l'aveva vissuta. Però io ho pensato che è così anche tra marito e moglie, no? Cioè che noi dobbiamo imparare a capire cosa fa star bene e anche cosa fa soffrire l'altro. E noi invece, cioè io faccio ancora questa fatica, no? Di capire, cioè, voglio bene come secondo me è giusto voler bene, quindi soprattutto con le parole, che è il mio linguaggio sicuramente, e mentre capisco che mio marito invece parla il linguaggio dei gesti, un linguaggio concreto del servizio, oggi dovevo venire qui, mi ha portato la macchina carica con i figli, due figlie, i bagagli fuori dal lavoro, e io ci sono rimasta male perché non mi ha fatto il saluto alla via col vento, tutta io ero lì tutta pronta per il bacio romantico, vai vai che è verde, e cioè, dopo ci raggiungo, io lo so che lui ha fatto una cosa molto più faticosa, che è tornato a piedi, ha caricato la macchina, però io stavo lì pronta col saluto, col fazzoletto e niente. E per me, io sono ecco a questo livello base della fatica quotidiana di imparare a conoscerci, a tradurci, a tradurre i linguaggi, i gesti, e forse, non so, sono un po' più complicata di Lia, ma io per esempio mi rendo conto che ho bisogno di condivisione tante volte, e ho capito che noi donne parliamo molto per esprimere quello che proviamo, no? Per lamentarci anche, che è il mio sport preferito, e mentre un uomo quando sente che una donna espone un problema, l'uomo cerca una soluzione, perché l'uomo è una creatura razionale, quindi di fronte a un problema pensa che, cioè, uno mi sottopone un problema, vorrà che io cerchi una soluzione. Invece io, come credo quasi tutte le donne, quando espongo un problema voglio un complimento, non è che voglio una soluzione, perché, cioè, se poi mi toglie il problema di che mi lamento dopo? Quindi non devi trovare la soluzione, ma devi dirmi, certo, sei una donna eroica, proprio veramente bravissima, io non so come fai. Invece lui mi dice sempre, guarda, se vuoi, non so, appunto, parcheggio io, ma come parcheggio io? Io insomma ancora sono a questa fatica così della traduzione quotidiana, e ho capito anche che per lamentarsi ci sono le amiche, che ci sono proprio alcune amiche addette a questo, possibilmente quelle che insomma lo sanno, non danno consigli, ma fanno anche loro così dei complimenti anche a caso, anche finti, siamo d'accordo, no? E così ho, cioè, delle amiche che chiamo, una in particolare che insomma ci chiediamo, ma come stai tu oggi? No, io bene, dai, lamentati tu, dai, ho 5 minuti. Quindi si sa che poi, perché per noi è così, cioè le donne hanno bisogno, noi, io almeno, io e tante mie amiche abbiamo bisogno di esporre quello che sentiamo dentro, proprio perché così ci liberiamo del peso e non perché stiamo cercando una soluzione. Devo dire che da quando ho scritto il primo libro, in cui appunto ragionavo su questa fatica del quotidiano di stare con questi esseri
E devo dire che ho capito anche qualcosa in più, ho capito poi che è molto meglio quando riesco a fare queste lamentele col Signore direttamente, andare alla fonte, perché veramente Lui, cioè ci vuole, a volte Lui ci manda le amiche appunto sotto forma di angeli come Alessandra, a volte però proprio trovare dei momenti di preghiera possibilmente quotidiani in cui ci lamentiamo con Lui, possiamo anche litigarci perché non è permaloso, ecco, cioè sapere che la scoperta finale, insomma, poi di tutti questi ragionamenti sul matrimonio, di tutti questi incontri che ho fatto, libri, incontri che ho anche ascoltato, è che lo sposo per tutti e due è il Signore, è Lui che con Lui si fanno i conti, con Lui, come dicevo, si può anche litigare, si può, sì, con Lui, se si entra in una logica appunto in cui non rivendicativa, lo so che dirlo adesso di fronte a una coppia così, così bella come quella di Lia e Vittorio, cioè, mi sento un verme, però io tante volte invece mi arrabbio con mio marito, mi sembra di non ricevere abbastanza, di non essere capita abbastanza, e l'istinto è quello di entrare in una logica di rivendicazione, di ripicca, o comunque, oppure quella peggiore, che anche quella mi riesce benissimo, di sentirmi la martire, no? Quella che eroicamente sopporta chissà quali angherie, cioè tipo il mancato bacio al semaforo, queste sono le angherie. E invece, ecco, capire che se lo sposo invece è il Signore, si esce da questa logica di chi comanda, di chi fa le cose meglio, ma a chi spetta quel calzino da raccogliere, a chi spetta quella scarpa fuori posto, e quindi ogni occasione diventa un'occasione per servire lo sposo comune, quindi si può anche raccogliere una scarpa che fuori posto, insomma, ecco, penso che alla fine di tanti ragionamenti sul matrimonio umano, quello che ho capito è che l'unica possibilità che un matrimonio sia davvero fecondo, non solo di figli, ma di grazia, di amore, e che soprattutto che duri, è appunto di entrare in questa logica in cui tutto è filtrato dal rapporto col Signore, che è veramente uno sposo vero, concreto, agisce proprio concretamente nella vita. Ci riempie più, cioè se noi gli diamo un dito veramente ci riempie di doni. Io mi rendo conto delle volte esagera pure, insomma, perché io non faccio niente, delle volte mi basta desiderare qualcosa da parte sua che arriva magari sempre in modo diverso nel tempo che non abbiamo deciso noi, però è veramente un amante, un marito presente, una sposa anche per l'uomo, è sempre lì il sposo. E mi rendo conto che invece quando vado in giro nei contesti simili a questo, ma insomma, forse le coppie hanno bisogno di ripartire da un'alfabetizzazione proprio sul matrimonio, da una, perché siamo comunque imbevuti in una, abbiamo ricevuto un'educazione sentimentale completamente pazza, folle proprio, per cui l'altro, io lo immaginavo come una risposta ai miei bisogni, una mia gratificazione, quello che avrebbe riempito i miei buchi, quello a cui mi sarei aggrappata, e poi siamo educati a pensare a un amore romantico che è tutto farfalle nello stomaco e insomma cinguettio di uccellini, violini, che come sappiamo credo un po' tutti, spero che non ci sia qualche fidanzato che sta decidendo, però gli altri sanno che questo tipo di amore al confronto con la realtà insomma fa un po' fatica, e quindi
cerco proprio di ripartire da, da un'alfabetizzazione di base su, su cos'è l'amore, non c'entra niente con le farfalle, come dice Groucho Marx, pensavo fosse amore, invece era gastrite, cioè, mal di pancia, non c'entra niente con l'amore, è un inizio, poi uno se no non comincerebbe se non ci fosse quella cosa allo stomaco, però poi l'amore è un'altra cosa, è imparare uno sguardo sull'altro, è capire che l'altro è un'occasione di conversione, a volte anche il tuo nemico, a volte è la tua croce, a volte è davvero un combattimento quotidiano, stare al proprio posto nella fatica del lavoro, dei figli, dei quotidiani, dei problemi, magari a volte della malattia, è veramente un combattimento. E la cosa che racconto sempre, che per me è stata diciamo un po' un momento di passaggio per imparare uno sguardo leale nei confronti di mio marito, uno sguardo, diciamo, un pregiudizio positivo, invece che star lì sempre col fucile puntato a guardare se faceva qualcosa di giusto, quando andavo a confessarmi da Padre Emidio, che qualcuno di voi conosce, che stava ad Assisi, e andavo a lamentarmi fondamentalmente di mio marito, no? E lui mi ricordava che la confessione però in realtà sarebbe per i peccati propri e non per quelli dell'altro, no? Dopo lui se la vedrà in un altro momento. E quindi dopo mezz'ora che parlavo diceva, vabbè, adesso però cominciamo con i tuoi. E quindi lui mi disse che dovevo guardare la medaglia miracolosa che tiene le mani aperte per distribuire le grazie. Lui diceva, tu le devi tenere aperte per ricevere quello che lui ti dà, senza guardare quello che hai ricevuto, ma quindi aperte, non è che poi stai lì misuri, soppesi dai giudizi, perché la nostra tentazione, quella femminile, è sempre quella di controllare, di tenere sotto controllo, così. E poi vi diceva, la Madonna in questa medaglia miracolosa schiaccia il serpente, tu invece devi schiacciare la lingua. E quindi, insomma, devo dire che i primi anni, ecco, sono partita da un livello base molto, molto, molto base nella conversione, insomma, è stato proprio proprio imparare l'ABC dell'amore. E quando Padre Emidio mi diceva queste cose, una volta lessi la storia di Gudbrand il Montanaro, che racconto sempre perché per me rimane come un'icona nell'immagine dell'amore di una moglie, ed è la storia di un uomo che vive in montagna con due mucche e decide di andare a venderne una al mercato, sta tutto il giorno al mercato ma non riesce, e così tornando indietro con la mucca un po' sconsolato verso casa incontra un uomo con un cavallo che gli propone di barattarlo, e lui accetta il baratto e tornando con il cavallo incontra uno con il maiale e accetta di nuovo uno scambio, poi il maiale lo scambia con una pecora, poi con una capra, un'oca, un gallo e infine vende il gallo perché uno gli propone di venderglielo, e con il ricavato si ferma a cenare in una taverna e spende tutto quello che ha ricavato. Quando si avvicina verso casa si ferma dal vicino che gli chiede com'è andata e lui racconta tutta la storia, il vicino dice non vorrei essere nei tuoi panni perché immagino che tua moglie si arrabbierà parecchio. No, guarda, mia moglie mi vuole così tanto bene che per lei tutto quello che faccio è fatto bene. No, non ci posso credere, scommetto un sacco pieno di monete d'oro che tua moglie si arrabbia. Va bene, accetto la scommessa, il vicino si apposta dietro la finestra, Brando entra e racconta alla moglie, allora caro, bene, ben tornato, sono contenta che tu sia qui, com'è andata? Insomma, la mucca veramente non l'ha venduta e l'ha barattata con un cavallo. Ah, bene, andremo alla messa in forza, bene, mettiamo nella stalla che è pronta la cena. E no, aspetta, ti devo dire che il cavallo non c'è perché l'ho scambiato con un maiale. Ah, bene, meglio ancora, così faremo il prosciutto. Bene, bene, mettilo nella stalla.
sia tornato qui da me, che tu sia vivo, che tu stia bene, che tu sia mio marito, tutto il resto in confronto impallidisce. Ecco, nel momento in cui Padre Emilio mi diceva di schiacciare la lingua con il piede, questa storia per me è stata proprio, ho detto, io non ci siamo proprio. Io al contrario, tutto quello che fa trovo sempre qualcosa di migliorabile, no? Perché c'è sempre qualcosa che sbaglia e che potrebbe fare meglio, che potrebbe. Per cui le prime volte mi sono proposta di fare la moglie di Guy Brando per qualche giorno, come faccio un mese la moglie di Guy Brando, tutto quello che fa è fatto bene, anzi lo ringrazio. Per cui le prime volte si insospettiva che faccia. Che ho sbagliato? No, no, non hai sbagliato niente, no, dillo subito, tanto così ci vede. No, no, veramente, anzi ti ringrazio che sei tornato, che hai fatto la spesa. Dai, dimmelo subito, che hai combinato, che mi devi dire, hai invitato qualcuno, c'è la partita, ti sei dimenticata. No, no, grazie. E devo dire, questo deve essere un atteggiamento vero, leale, cioè non deve essere una finta, non vale se pensi, ma vedi che scemo questo, e dici, cioè deve essere veramente il desiderio di guardare, di partire dal bene, che poi quando uno magari il marito lo perde, poi forse si rende conto che, cioè tu già prima, ma io delle volte ci penso, cioè che non apprezzo quello che ho perché ce l'ho, e quando uno rischia di perderlo, come quest'estate ho perso di vista a New York una figlia per credo 12 secondi e sono stati i più lunghi e i più brutti della mia vita, perché era una strada pienissima di gente, e poi per tipo la settimana successiva l'ho guardata come fosse un miracolo, proprio che era viva, l'andavo a toccare, ma veramente 10 secondi sono stati, però no, quando uno rischia di perdere quello che ha, poi purtroppo siamo fatti così, siamo feriti dal peccato originale, quindi imparare ad amare veramente per me è proprio un cammino quotidiano, è veramente una trincea, imparare ad amare l'altro come l'altro ha bisogno di essere amato e non come noi. Io per esempio faccio i primi anni di matrimonio, il mio linguaggio dell'amore è sicuramente quello delle parole, e quindi i primi tempi, non i primi anni, ma i primi tempi, scrivevo delle lettere fantastiche, a me sembravano fantastiche, d'amore, tutte profumate, cuoricinose, così, e mio marito tornava a casa la sera, tipo alle 8:30, trovava tutto buio, io intenta a scrivere, no, no, sono contento, però non so, pensavi di cenare o non era dei progetti, no? Perché non vorrei essere così brutale, però, e quindi, cioè, a mio marito per esempio le parole interessano pochissimo, mentre per me è il modo in cui, e ho imparato questo, insomma, piano piano, che all'altro bisogna fare quello di cui lui ha bisogno. Quindi per esempio se io riuscissi a essere puntuale, forse in anticipo una volta in 20 anni, probabilmente apprezzerebbe, come dico sempre, se ti dico che arrivo fra 5 minuti è inutile che suoni ogni quarto d'ora, no? ho detto 5 minuti, ma che intendi con arrivo? No, arrivo è un concetto, diciamo, metafisico che può comprendere. Io lo so che dovrei partire da queste piccole cose, no? da questi piccoli gesti di attenzione quotidiana, magari rinunciare allo smalto, come oggi ce l'ho tutto sbeccato, perché per essere puntuale, per fare un'altra cosa, per apparecchiare invece che star lì. È così proprio un cammino quotidiano. L'altra cosa che ho capito, non so quanto, altri 5 minuti, sì. L'altra cosa che ho capito è che non bisogna mai smettere di lavorare sul matrimonio, cioè di non darsi mai per scontati, perché è veramente un rischio che credo si corra a tutti, poi quando c'è il lavoro, il poco tempo, la stanchezza, io mi rendo conto che a volte arrivo, quando arrivo alla fine a sedermi magari vicino a mio marito, a parte che entro 3 minuti mi addormento, mi si chiude la testa e
corri come una pazza, appena ti siedi è normale che dormi. E forse ecco anche magari ricordarsi di trovare dei tempi, dei momenti. Il nostro sacerdote ha detto che l'uomo dovrebbe ascoltare la propria moglie 10 minuti al giorno, ma proprio concentrato, veramente solo sforzandosi di ascoltarla, non dico di capirla, ma 10 minuti, e mio marito ha detto ma tutti insieme, se vale anche uno per volta magari ce la può fare. E quindi, perché anche sì, capirsi non è così scontato, no? Cioè, quando una donna per esempio cosa hai, risponde niente, ovviamente l'uomo si preoccupa, no? Perché cioè, può, niente può racchiudere la minaccia più terribile, non è quasi mai niente, se uno dice niente. L'esempio che faccio sempre è quello dell'Apollo 13, no? Che se ci fosse stata una donna nell'equipaggio avesse detto Houston, abbiamo un problema, dici, no vabbè, non importa. No, ma che problema c'è? No, vabbè, se non lo capisci da solo, allora... Questo cammino quotidiano davvero, cioè io penso che uno lo può fare quando capisce che è un cammino quello di arrivare a volersi bene, anzi, cioè che ci si può amare di più anche solo veramente dopo tanti anni in cui ci si dedica a questo che io credo che le famiglie oggi siano i monasteri veri nei quali la fede poi tra l'altro verrà salvata. Io confido molto in questo segreto di Fatima che stiamo aspettando e che dice che la battaglia finale sarà intorno alla famiglia, e credo che davvero alle famiglie ha dato un grande compito di essere dei luoghi in cui questo amore non solo umano viene testimoniato e viene conservato. È proprio come per noi sposati il matrimonio è come la regola per i monaci, e quindi niente deve venire prima di questo, e a partire dalla cura, la cura anche dell'intimità, dell'aspetto, dei piccoli particolari. Io la chiamo la crociata contro le mutande ascellari, no, perché l'idea che quando sei sposato ormai tanto la maglietta da casa, la maglietta bucata, macchiata, tanto c'è il vestito più, insomma, le cose peggiori si tengono per casa, mentre se ci pensiamo dovremmo essere al meglio in teoria a casa, sempre molto in teoria, perché poi la stanchezza, la comodità, insomma, uno non è che può star sempre panterato, anche se una volta l'ho detto purtroppo incartamente in un'intervista, siccome ormai l'avevo detto, ho tenuto il personaggio, no? E quindi ho detto che io in casa assolutamente sempre truccata, perfetta, la tuta da casa no, io non ce l'ho, la giacca di paille dell'OVS che invece possiedo, è la mia migliore amica da tipo 15 anni. E quindi mio marito ha letto questa intervista, ma fortunato è quest'uomo che è tornato a casa una sera, ero svenuta come quasi sempre sul divano con la giacca di paille, la ciabatta, la gamba pelosa, no, perché ho letto l'inverno, no? Ho letto su un giornale che c'è una. Sì, gli ho detto che la presento. Però insomma non sempre uno riesce, però è veramente, poi ognuno di noi trova il modo di curare l'altro che l'altro nota, perché insomma magari ci sono ogni persona appunto vuole essere amata nel suo modo, però sapere che non bisogna smettere di lavorare ma tenere proprio questa trincea e ogni giorno riscegliere di cercare di amare il marito e i figli, anche perché anche poi è tutto un altro discorso, che insomma anche i figli, in modo che a me perlomeno viene istintivo, che è un modo possessivo di proiettare me stessa, di misurare quanto sono brava, di fare gara di figli con le altre mamme,
generosa dei voti questa professoressa? Oppure, cioè, perché oggi 7,5 a greco, ma è 7,5 o è un 6? O è, cioè, insomma, non sono riuscita a chiedere quanto aveva preso il compagno di banco, perché credo prima o poi mi sparerà qualche figlio, perché io faccio sempre i confronti, faccio le gare, perché questo non è amore, è la proiezione del mio successo di madre così rompiscatole. E quindi anche con i figli credo che sia davvero un cammino quello di imparare ad amare. La conclusione di tutto, che non voglio rubare tempo al vero protagonista della serata, è che come lui ci ha testimoniato il fondamento dell'amore anche in una famiglia, anche in una coppia, è sempre il Signore, che è l'unico capace di essere garante di un amore vero, che non sia appunto la proiezione delle nostre paturne, che non sia egoismo, che non sia desiderio di stare comodi, che non sia una protezione contro le ansie, ma questo dell'amore, che sia un amore aperto e allargato come il loro e molto più grande, che sia il nostro, il mio perlomeno, così normale, piccolo, è comunque un cammino che viene sempre dalla preghiera e dai sacramenti, da un rapporto vivo con lo sposo. Mi consola che Teresa d'Avila lo capì a 45 anni, che è la mia età peraltro, e io ancora non intravedo questa cosa, però cioè, lei dice, io stavo da 20 anni in monastero, ancora non avevo capito che Gesù è veramente un compagno vero di vita, uno sposo che ti sta vicino. Lei, dopo questa conversione nella conversione, questa chiamata nella chiamata, lo sentiva, cioè si metteva anche una sedia vicino nella cella, perché proprio lo vedeva seduto accanto a lei in questo viaggio che raccontano il castello interiore, in queste 7 stanze del cuore, così. E no, credo, insomma, che per ognuno di noi c'è questo cammino, che arriva più in alto come voi, che arriva più e ecco, è comunque un cammino alla ricerca di questo sposo, e il matrimonio, il quotidiano, è l'unica via che ci viene data per cercarlo. Grazie a Costanza per questa esperienza, due esperienze differenti. Allora, abbiamo un po' di minuti, abbiamo due microfoni, la possibilità, per quello che forse è anche un po' unica in questo fatto di essere così tra di noi, la possibilità anche di domandare o a Lia o a Costanza quello che avete nel cuore. Ci sono i due microfoni, basta che alzate la mano e ve lo portano. Diteci il nome, così almeno ci conosciamo, che sono il nome, potete fare la domanda tranquillamente. Coraggio, non abbiate, siamo come una famiglia, non abbiate paura. Avete paura? No. Non so come rispondere a questa domanda, perché oramai Vittorio è morto da tanto tempo. Io dico che senza Vittorio posso stare, senza Dio non posso stare, perché in Dio ritrovo Vittorio. Quando prego, io veramente sento che lui è vicino qua e che mi aiuta in tutto. Non so, ma soprattutto io sento presente nella messa, quando c'è nella terra si incontrano, allora io dico, Vittorio è lì, io vado lì vicino a lui, andiamo insieme, santo, andiamo insieme, me lo trovo vicino. Non è che ci dico Vittorio, gli dico oramai, adesso sei lassù, non devi stare più né davanti al computer né davanti nella sala laboratoria, quindi adesso preoccupati dei figli, ma non è che ci dico. Una volta ho sognato Vittorio, no? Sai, quando Vittorio è morto io avevo 6 figli,
e uno naturale. E ero addolorata per la morte di Vittorio. Mi ricordo che nel sogno ero nel campo sportivo del mio paese, a Bede San Salvatore, giocavo con questi bambini, con i bambini. A un certo punto sento un vento dietro le spalle, mi giro e vedo Vittorio, tutto vestito di bianco. Ve lo descrivo come era vestito. Aveva la maglia bianca di cashmere con un filo d'oro che gli percorreva tutta la maglia. Poi i pantaloni bianchi, le mani in tasca come era lui, col colletto bianco della camicia, che mi guardava con un'aria così dolce, calma, pacifica. E io gli ho detto, Vittorio, ma tu sei morto, come per dire? Ma insomma, io mi ha lasciato con tutti questi figli, tu te ne sei andato. E lui mi ha guardato e mi ha detto, Maria, ma io non sono morta, io sono con il vivente. Poi mi ha dato un abbraccio, un bacio, mi sembrava vero, non è che... E poi mi ha detto, non posso essere felice lassù se tu non sei felice qua giù. E così. Me lo ricordo così bene che penso che era vero. Ecco così, questo è il felice. Penso che veramente, oramai comincio a essere più vecchia, no? Che anziana, ma penso che la preghiera è la cosa più importante che c'è, perché nella preghiera si trovano tutti, non solo si trova Vittorio, trovo la mia mamma, mio papà, trovo tutti in paradiso, perché il paradiso è qui, noi non lo vediamo, ma c'è una coltre che copre il nostro sguardo, ma è qui. E la preghiera è proprio, ti mette in contatto con chi ti ha creato, con un padre, che è un padre che è anche madre, che ti vuole bene, che ti ama, quindi non ti senti mai solo, non ti senti mai... È importante, la preghiera per me è la cosa più importante che c'è al mondo, perché anche nella preghiera riesci a capire come ti devi muovere, come devi vivere. Certo, è un cammino che piano piano il Signore, che non finirà mai, fino alla fine della nostra vita, però la preghiera è l'unico conforto che uno ha veramente. Dio si fa presente. E io dico, ma è come prendere il telefono e dire, oh, babbo, senti, io ho bisogno di questo. Oppure, babbo, voglio stare nelle tue braccia, voglio stare con te un pochino. È l'unico modo per stare con Dio. E in Dio se ne trovano tutti, no? Beh, ma non solo quelli che sono in cielo, ma anche quelli che sono in terra che hanno dei problemi, no? Quindi mischiamo il cielo e la terra, comunione dei santi, e ci aiuta. Uno che dunque io ho tipo due domande, no? La prima, mentre parlava mi è venuto in mente, cioè una domanda nel senso, com'è che Dio ha prima cioè ha aperto la strada di questa missione comune nella coppia, no? Perché è nata nella coppia dei due sposi, che loro accogliessero le persone alle querce di mamme. E cioè la figura maschile e femminile, che secondo me è importante avere entrambe le figure per avere l'accoglienza, soprattutto dei figli, no? Cioè la figura dell'uomo e della donna, tutte e due sono importanti. A un certo punto però viene a mancare proprio il pilastro, no? Uno dei due pilastri. Cioè io, ecco, volevo dire, come ha reagito questa prima domanda, cioè tirare avanti la missione solo da parte della donna, cioè come concretamente riuscita a sostenere questa cosa, perché comunque poi ho capito che ci sono state altre accoglienze, no? E come si è spiegato che Dio abbia permesso questo, cioè in che significato ci potrebbe essere in questa cosa, vabbè, perché secondo me appunto nell'accogliere ci vogliono entrambe le figure, io nemmeno sposata, ma questa è la prima domanda. E seconda domanda è perché ultimamente noto che molte persone mi chiedono, mi fermano per chiedermi l'elemosina, ma tantissimo, cioè di continuo, mi dai qualcosa, cioè ma io ogni giorno, tante, prima non mi succedeva, ma perché io c'ero dentro di me questo pensiero, no? Che per essere cristiani, Signore desidera che noi apriamo le porte ai più poveri, ai più deboli, no?
E io gli do dei soldi, ogni tanto ci parlo, magari gli do dei soldi, però mi sembra sempre, mi porti la tua borsa perché, ah, io voglio una borsa come la tua, ma io ho bisogno di mangiare, e io, ma me ne fermano tantissimi, e io mi chiedo, ma come sto reagendo di fronte a queste, cioè mi sento sempre inadeguata di fronte a queste persone, cioè di fronte a loro. E no, e questa è una domanda che mi sto ponendo, cominciando a... Ecco, come fare davanti a queste persone che sono hanno, cioè, io c'è una domanda. Grazie. Forse ce l'avrò rispondere da sola. Come quello che è successo quando Vittorio è morto, no? Che praticamente sono trovata sola con i figli, poi per quanto riguarda le querce, uguale. Non è che ero sola perché c'erano anche altre persone, quando abbiamo... però per quanto riguarda per i figli, quando si prega, tutto è più semplice. Non è che ti toglie, il Signore non ti toglie le difficoltà, non ti toglie niente, ma ti avvicina e ti aiuta. Questa certezza qui a me mi ha portato avanti. Cioè io certamente che ho sofferto per la morte di Vittorio, però sapevo che c'era il Signore. Ritorniamo sempre a quello che ho detto prima. Più c'è bisogno, più preghi. Più preghi, più sei nella pace, sei nella compagnia. Cioè, c'è tutto un mondo che è vicino a te, non sei sola mai, quindi c'è Vittorio, c'è Dio, c'è tutto. Quanto riguarda le querce, invece, nei primi tempi c'è stato un po' di, ci sono stati dei problemi, ma che poi si sono risolti, e anche lì abbiamo visto la mano di Dio. Ma lo sai che cosa che mi ha consolato molto per le querce? Quando il vescovo, quando noi siamo andati a chiedere la benedizione del vescovo, il vescovo ci ha mandato, ce l'ha data e ha mandato una risposta, ha detto mi commuove, mi sorprende l'opera che lo Spirito Santo ha suscitato in voi, quello di mettere insieme le vostre ricchezze sia spirituali che materiali per raccogliere le persone pur mantenendo ognuno il proprio posto nel mondo. Lo Spirito Santo porti avanti questo che ha suscitato, tutto questo che ha suscitato in voi. Ecco, questa, se uno crede veramente che il vescovo parla a nome di Dio, sa che il Signore, lo Spirito Santo porterà avanti tutto. A un certo punto uno si preoccupa, ma più che preoccuparsi si occupa, dopo sarà il Signore a portare avanti. Ecco, questa è stata sempre per me la forza. È io, di fronte alle continue richieste dei poveri, penso sempre che quello è Gesù. Mi ha meravigliato una signora, che ci avevo letto una volta, che una signora che parlava con il Signore. Un giorno era piena di roba, era andata a fare la spesa, è passata nella strada e ha visto un povero che chiedeva l'elemosina, e questa non gliela dava perché doveva mettere tutto per terra, così. E dopo un pochino ha sentito nel cuore, dice, hai fatto male, ero io. Allora io penso, va bene, do quello che posso, sono già 50 centesimi, un euro. Quando vengono a bussare, sempre qualcosa da mangiare, qualcos'altro, quello che si può. Quando non si può, si prega. Sempre la preghiera vale anche per loro, i fratelli. Vedete che la preghiera è troppo. Una cosa invece che non avevo mai notato è questa sottolineatura che hai fatto questa sera, che avete fatto una scelta di laicità. Ecco, questa vorrei che se ce la spieghi un po' meglio, cioè perché sottolineare questo aspetto?
Allora, sai come ci ha invecchiato? Ah, abbiamo fatto proprio una scelta di non adottare, perché pensavamo che l'affido fosse la cosa migliore, perché nell'affido si aiutano sia le famiglie che i bambini. E quindi il nostro deve essere un aiuto sia al bambino ma anche alla famiglia, perché poi ci sono state delle famiglie che hanno avuto dei problemi che sono durati poco e quindi i bambini hanno avuto tutto per poco tempo. Invece sono state proprio delle famiglie che invece hanno avuto problemi per più tempo e non ce l'abbiamo ancora i figli loro, insomma. E la laicità dell'esperienza è il fatto che siamo laici, non siamo sacerdoti, non siamo suore, siamo famiglie, persone che vogliono aiutare gli altri, così. È una cosa che si può ripetere da tutte le parti, questo. Che più persone si mettono insieme per aiutare, ad esempio in un condominio c'è una famiglia che sta male. Le persone cristiane che abitano in quel condominio si mettono d'accordo, tanto con la speranza, cioè, della preghiera, di togliersi dei soldi. Perché è facile fare la carità andando a chiedere a destra e a sinistra, facciamo la carità a questo. Facciamo la carità levandoci quello che abbiamo. Questo è fare come ha fatto Gesù, che ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare un po' della nostra vita per gli altri. È questo. Vittorio amava il suo lavoro, ma lo amava così tanto che diceva: pensa che bello, mi pagano per fare questo lavoro. Diceva: ti pensi che mi danno anche lo stipendio, quanto mi piace. Amava il lavoro, lui era lo studioso, era la grande mente di Vittorio. Ma, e poi si era portato per fare il chirurgo. Lui diceva che chirurghi si nasce, e lui si era proprio portato. Pensa che stava le ore, giornate, notti intere in sala. Mi ricordo che una volta sono andata, dopo 2 giorni che non lo vedevo, quindi mattina, sera, notte, il giorno dopo, sono andata in ospedale e ho detto, lui si era ammalato, che noi eravamo appena sposati, quindi io stavo andando il cuore in gola per lui. E poi non mangiava, non beveva, non si riposava, lui si è consumato. E io andavo su portando la merenda, portando il pranzo, portando qualcosa. Un giorno, quella mattina, lo trovai che era distrutto. Ho aperto la porta della sala operatoria nel corridoio, l'ho visto con 3 barelle, 3 malati, e mi diceva: vedi via, qui devo vedere chi sta peggio per operarlo subito. Perché, dice, questi muoiono. Sì. Come facevi a dirgli qualcosa? Vittorio si è consumato in sala operatoria. Pensate che con la colite ulcerosa ho avuto tanti mal d'ossa, ma tanto. E lui stava chino sulla sala anche dopo la malattia, chino le ore, 7, 8 ore, 9 ore, 10 ore, 12 ore, chino. Tante volte gli diceva l'infermiere, me l'hanno raccontato, quindi, fammi 2 massaggi sulla schiena mentre operavo, fammi 2 massaggi sulla schiena. Lui amava il lavoro, lo amava, e tante volte poi tornava a casa, non faceva in tempo nemmeno, finiva di mangiare, veniva a letto, si metteva il pigiama, Rin, Vittorio, non alzare il telefono. E lui invece l'alzava. Corri, Vittorio, corri, che stiamo con un dito sul fegato che sanguina, non sappiamo da chi. E lui si rimetteva tutto, partiva. Dopo, quando tornava, diceva: ma come mai, Vittorio, l'hanno chiamato, non sono stati capaci? Dice: perché non si erano accorti che era un fegato messo alla rovescia. Bisognava operare come davanti allo specchio. Lui c'era questa capacità di capire l'operazione che ci voleva. Un'altra volta era in sala operatoria, operava un malato, gli portano uno che stava sanguinando, che si era sparato e si sanguinava con l'arteria, stava morendo, quindi lo portano: Vittorio, 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 parla, gli mette un dito qua sopra, si ferma l'emorragia. Come hai fatto? Come un rubinetto, si chiude il rubinetto. Ecco, c'aveva queste intuizioni, lui era. E poi per quanto riguarda
i malati, lui c'era un debole per il corpo, proprio un debole. E lui, ad esempio, un giorno dettero l'ordine di non entrare in una stanza dove c'era un onorevole, che era stato già operato, però c'erano due letti, ma lui ci doveva stare solo l'onorevole. Vittoria vede un vecchietto che viene dalla montagna, così soprattutto dove essere operato, prenderlo e mettere dentro. Questo onorevole chiama Vittorio e dice: Vittorio, no, dottore, non lo conoscevo, dottore, senta, se lei mi toglie, io dice non riesco a riposare con questa persona, non è che ci faccia cosa, non sono cattivo, ma non riesco a riposare, se lei me lo toglie, io le prometto che farò qualcosa per lei. Vittorio l'ha ascoltato, l'ha fatto sfogare, dice proprio che non riesco a riposare, e Vittorio, ma non, guarda, lei non si deve preoccupare, va? Lei è venuto, è stato accolto, è stato operato, è stato curato da tutti. Questo vecchietto non ha nessuno. Dice anche lui ha diritto a essere operato per bene, a essere trattato bene. Poi non si preoccupi se non dorme in ospedale, dormirà quando va a casa. Mica l'ospedale è fatto per riposarsi. Era così. Un'altra volta vedevano questi piccoli episodi così. Dovevano, sai, lui stava, lui cominciava a operare e non smetteva mai, ma gli altri si stancavano. E allora uno giovane dice, ma perché non vieni a casa qualche volta? E un'altra volta invece c'era una vecchietta che aveva fatto tutta la preparazione per la sala operatoria, doveva essere operata, e era passato tanto tempo, era già buio, e l'anestesista fa il primario. Dice, io devo andare a casa, la vecchietta la vediamo domani. Dice, no, dice, tu pare, ha fatto tutta la preparazione, tutta la notte, andava al bagno, no, operiamola adesso. No, Vittoria. E Vittoria insisteva. Allora questo si è arrabbiato. Basta, Vittoria. Se fai così non ti opero nemmeno più. Solo le urgenze. Dopo le altre operazioni non te le faccio fare. Vittoria l'ha guardato in faccia e ha detto, guarda, che io non temo lei, temo solamente il Signore mio e il Signore. E poi si è levato il camice e se n'è andato. Dice. Il giorno dopo questo adesso è morto, non c'è più. Ha andato da Vittorio con le braccia al collo piangendo. Vittorio, scusami, ma ero stanco. Bene. Ultimi minuti per dirvi solamente che due settimane fa sono stato in congregazione delle cause dei santi e il segretario della congregazione mi ha detto, ma dice, guardi, qualche settimana fa è venuta qui da me la moglie di un medico che, medico, un servo di Dio, e la causa sta andando avanti molto, molto rapidamente, anche diciamo quasi con gli stessi ritmi di quella di Vittoria. E mi dice il nome di questo medico, che si chiamava Alessandro Nottegar, e mi dice, ma perché non mette in contatto la moglie di Alessandro Nottegar, che è venuta qui con la figlia, con la signora Lia Trancanelli, così facciamo un'associazione delle vedove dei servi di Dio. Ho detto, no, io ma sarebbe bellissimo, bellissimo mettere le due persone insieme, anche farle conoscere. Allora, io, questo era il sabato, il lunedì ho telefonato alla signora Nottegal, che stava a Verona, e io non conoscevo la storia del marito, quella sua, e lei è stata molto accogliente nei miei confronti. Io l'ho invitata a venire qua giù, e la signora Luisa Nottegal è qua. Mi ha detto obbedisci, non voglio parlare. Ma io penso che invece sia bello che ci dia un saluto, perché la santità è meravigliosa. Lei è venuta qui insieme alla figlia, a una delle loro suore. Loro hanno una dimensione diversa, no? Però ci sono tante assimilazioni, tante cose. Io veramente credo alle Dio incidenze, e questa cosa che, perché poi quando l'ho chiamata al telefono lei mi ha detto, ma guarda che
noi siamo stati qualche tempo fa in congregazione, io ho detto sì, lo so che siete stati in congregazione, te mia figlia ti ha scritto alla mail della postulazione, io l'apro, non l'avevo aperta in questi ultimi giorni e ho visto che la figlia mi aveva contattato, io non l'avevo vista, quindi è stato bello come veramente ho visto questa incidenza, ho detto beh, devono venire, è stato bellissimo, vi dico la verità, quando stasera le due persone si sono abbracciate, si sono conosciute, si sono abbracciate, è stata un'emozione grandissima vederle, perché non so, io penso che anche sia un onore che il Signore ci riserva di avere queste persone. Di solito le cause in congregazione sono di persone dove entrambi i coniugi sono deceduti, eccetera. Avere ancora in vita i coniugi è veramente una grazia grande. Quindi io chiederei, perché io dico, ma io obbedisco alla Chiesa, non obbedisco, allora se Luisa tu puoi venire qui e ci dai un attimo, grazie. La figlia e la moglie. Qua. Allora, intanto saluto tutti voi e saluto Costanza perché io ho tre figlie, io sono nonna, ho cinque nipoti ormai. La mia figlia più giovane si chiama Miriam Nottegaard, vi siete scritte, doveva venire questa sera perché per lei io penso che ci sia Gesù, la Madonna e Costanza. È sposata e ha due bambini e lei lavora nella, noi abbiamo una comunità missionaria e viene a lavorare in ufficio tutti i giorni. Part-time. E ogni tanto mi dice, lo sai mamma che Costanza si cambia lo smalto delle unghie tutti i giorni? Insomma, è innamorata di Costanza, è bionda anche mia figlia, c'ha una fotografia con te sul cellulare, no? Dai. Che è dottoressa, voleva fare la dottoressa missionaria come suo padre, allora loro curano insieme ad altre coppie, le coppie giovani, perché i primi anni di matrimonio sono i più importanti, perché se il matrimonio lo imposti bene, va avanti bene, e la formazione e l'educazione dei figli. E così vengono fuori con delle novità che mi rallegrano, mi perché ormai io ho passato la vostra età e l'ultima è questa che qui alla fine del mese c'è allora loro hanno detto sai mamma abbiamo cambiato e facciamo Holy Queen, facciamo la festa dei santi.
studiavo per diventare sacerdote. Ci siamo conosciuti alla comunità di Emmaus, che è una comunità di Borbuni, a Verona, e io ho scoperto che abitava vicino a casa mia, che studiava a Roma, al Mariano, ai servi di Maria, e lì abbiamo cominciato a parlare, lui era timidissimo, e mi ha detto, io sono stato messo in collegio a 10 anni dai miei genitori perché il suo papà voleva che diventasse sacerdote, aveva 10 figli, almeno uno doveva diventare sacerdote, era come un orgoglio per la loro famiglia, e lui mi ha detto, io sono in difficoltà da tanti anni perché non mi sento di diventare sacerdote e vorrei sposarmi. Io d'altra parte avevo un moroso, un fidanzato, che non mi piaceva proprio per niente, piaceva tanto a mia mamma, però e così ci siamo così ripromessi di pregare l'uno per l'altro. Poi a un certo punto siamo arrivati, ho detto, senti, piuttosto di diventare un prete scontento o falso, è meglio che vai fuori, sposati, diventa un bravo papà. Ecco, io sono convinta che qualsiasi lavoro si faccia, qualsiasi scelta si faccia nella vita, si deve fare onesti, corretti, convinti fino in fondo. Fatto sta che lui è uscito dal Mariano e il suo padre non era per niente contento e lui si è messo a studiare medicina perché ha detto voglio servire Cristo nei malati. Che io voglio fare il medico missionario, sposarmi e fare il medico missionario. Allora io che facevo l'accompagnatrice turistica ho cambiato lavoro subito perché abbiamo cominciato a volersi bene e ho cambiato lavoro perché non potevo mica andare in giro per il mondo e pensare. E vicino a lui, sì, anch'io ti assomiglio molto. Per esempio, io continuavo a fare per l'agenzia turistica e accompagnare i voli Milano o Verona, Londra, Inghilterra, insomma. E per 3 anni e mezzo ho fatto questo lavoro qui, ma io ero convinta che in Inghilterra non esistesse nessuna chiesa cattolica, perché sono tutti anglicani, e perciò quando i miei passeggeri mi chiedevano ma c'è una chiesa cattolica, no, perché qui sono tutti protestanti. Poi Sandro, mio marito, è andato in Inghilterra per imparare l'inglese e io ho detto ma tu dove vai a messa perché qui non ci sono cattolici. Lui si è messo a ridere e dice sì che ci sono le messe cristiane cattoliche, ecco, tanto per dire. Io ho incominciato la mia conversione vera insieme con lui. Quello che mi ha affascinato in lui è stato vedere quanto lui amava Gesù. Lui diceva che Gesù è la vera realizzazione e maturazione dell'uomo e della donna, in tutti i sensi, affettivo, umano,
ostacoli che mi hanno messo i miei genitori, io li ho visti una grazia di Dio, perché noi ci siamo sposati proprio per innamoramento, perché abbiamo voluto e perché questo era il piano di Dio su di noi. E il nostro sogno era: io lavoro, tu studi, ci sposiamo, come il Signore vuole, poi andiamo a fare missionari in Africa, a lavorare per i poveri in Africa, non si pensava all'Africa. Intanto ho detto: beh, io non voglio mica fare figli a 50 anni, e quindi è nata Chiara, abbiamo avuto la Chiara nel 72, dopo 3 anni, noi abbiamo i figli ogni 3 anni, la Francesca, e lui si è laureato e ha fatto un anno e mezzo di esperienza a Verona in un ospedale del Don Calabria per prepararsi a tutte le emergenze che si trovano in missione. E non sapevamo come dirlo ai miei genitori, perché era stata una cosa abbastanza, ma insomma, comunque siamo partiti per il Brasile, per il Mato Grosso, con Chiara che aveva 6 anni, Francesca aveva 3 anni. E pensavamo di star via 3 anni, ecco, di regalare 3 anni al Signore per i più poveri. E abbiamo vissuto 3 anni in Mato Grosso con i poveri più poveri, perché non so, chi conosce il Brasile sa benissimo che la società brasiliana è divisa in 10-15% sono ricchissimi, il 20% sono medi e il resto sono alla fame. Ecco. Ci sono più di 15 milioni di bambini sulla strada che non hanno famiglia, che non studiano, che annusano la droga, che sono trafficanti di droga, che si prostituiscono, eccetera. Ben, abbiamo vissuto 3 anni lì, in Mato Grosso, e lui faceva il medico come tuo marito. Una volta si è rovesciato un pullman con 50 persone e lui è rimasto in ospedale a lavorare giorno e notte per 2 giorni e 2 notti senza tornare a casa. E quando è tornato a casa si è seduto sul letto ed è rimasto lì. Dopo un quarto d'ora, dico, ma come? Era addormentato, seduto sul letto. Anche noi abbiamo preso dei bambini che erano rimasti senza genitori, senza la mamma, insomma una storia lunga. E poi abbiamo avuto una chiamata molto forte, là c'è nata la terza bambina, la Miriam, la tua Miriam. E il Signore ci ha protetto, la Madonna ci ha protetto da pericoli immensi, perché e i coccodrilli, e i piranha, e il paranà, e tutte queste cose. E poi ci hanno chiamato al lebrosario in Amazzonia di Porto Velho, perché là i lebrosi da 15 anni si curavano da soli e non avevano avuto il medico. Allora siamo andati prima a vedere, poi siamo partiti con le nostre figlie e siamo andati là. Ed è stata l'esperienza più forte, perché il lebroso è uno che viene abbandonato dalla famiglia, anche i bambini, li portano nel lebrosario, la famiglia cambia indirizzo e non vengono abbandonati dai parenti. Insomma. E quindi il lebroso vive come una malattia, un depresso e uno rifiutato dalla società. E mio marito per loro ha dato la vita proprio, ha organizzato per loro tutti i giorni la partita di pallavolo, era l'amico, era il fratello, era il papà, era, ecco, io mi occupavo dell'animazione dei bambini. Insomma, poi dopo 4 anni la Chiara, mia figlia, ha preso la malaria e dopo 4 ricadute di malaria siamo rientrati in Italia, perché devi uscire dal posto dove c'è sta zanzara maledetta. Siamo rientrati in Italia e però ci siamo portati dentro tutto il Brasile, i poveri, i più poveri dei poveri. Non è giusto che un bambino come
costava 700 milioni di lire, era l'85. E allora che cosa facciamo? Noi abbiamo venduto tutto e avevamo 90 milioni di lire, 6 milioni ce li aveva un'altra coppia, ci mettiamo insieme e allora abbiamo detto al Signore, noi nominiamo San Giuseppe, la Madonna di Medjugorje era la nostra madre. San Giuseppe, il nostro economo, Signore, se tu vuoi che facciamo la comunità, ti chiediamo come segno di darci tutti i soldi senza fare i debiti. Per me era uno scherzo, ve lo dico, cioè non ci credevo quasi neanche. Come facciamo a pregare San Giuseppe? Diciamo un rosario alla Madonna e le litanie a San Giuseppe. Bene, facciamo una novena. Ci siamo messi Sandro, io, Rita, Mario, che è un prete salesiano, in ginocchio, attorno al letto della nostra camera, prima il rosario, poi le litanie di San Giuseppe. Alla terza sera si telefona un amico nostro, dice venite a casa mia, stasera vorrei parlarvi. Davanti a mia moglie e ai miei figli, io questa sera vi regalo 100 milioni di lire. Il terzo giorno della novena. Insomma, è stato un miracolo, le opere di Dio sono di Dio e basta. In 6 mesi avevamo tutti i soldi in banca, potevamo comprare la villa, la casa, sono 2 case con parco, ulivi. Ed eravamo come un sogno, Sandro diceva, guarda che le opere di Dio sono sempre accompagnate dalla croce. E io dicevo, ma basta con questa croce. Io ho deciso una via di santità diversa che non ho mai sentito in giro. Voglio diventare santa nella gioia, nell'allegria e senza croce. E lui diceva, no, le opere di Dio sono sempre accompagnate dalla croce. Andate a Medjugorje poi di volte, abbiamo consegnato tutto alla Madonna, il progetto San Giuseppe. E poi abbiamo inaugurato questa villa veneta, no? Eravamo in pochi, in 7-8, abbiamo fatto tutte le cose molto sotto luce, senza palchi, senza così, senza sbandieramenti. E poi io sono andata al mare con le mie bambine, dopo 15 giorni lui è venuto a prendermi e al mare in spiaggia a Lido di Sabro, lui dice alle 3 bambine, Chiara aveva 14 anni, Francesca 11, Miriam 6. Prima elementare, prima media, prima superiore. Dice, bambine, io ho venduto tutto per fare questa comunità, per dare tutto al Signore. A voi non lascio nessuna eredità, ma la possibilità di studiare fino alla laurea, se ve lo meritate, e come eredità vi lascio il Vangelo. Se lo vivrete non avrete più bisogno di niente. Lui ha fatto questo discorso e poi è andato a fare 4 passi sulla spiaggia con le 2 piccoline. Chiara mi disse, mamma, il papà è proprio un santo. Dico, lo so. Torniamo a Verona, dopo 4 giorni lui torna dall'ospedale in bicicletta, cade per terra dalla bicicletta e muore di un infarto. Ci siamo guardati e lui nello sguardo proprio ho capito che mi diceva, voleva dirmi, ti chiedo scusa, devo andare, cioè non l'ho fatto apposta. E lì è stato veramente dura per noi, no? Perché al funerale c'erano 28 preti, tutti i bambini delle scuole delle mie figlie. E dico, il giorno dopo il prete ha fatto la messa e dico tra me e me, e adesso per via di questi come facciamo a mantenerci? Me lo sono sentita qua che mi ha detto ci sono sempre io. Perché noi non possiamo fare bene. Ci sono sempre io. Allora vado all'ospedale per chiedere quello che mi spetta perché dico ha lavorato 19 giorni, il giorno fino al 19 di settembre e l'amministratore poi è diventato fratello esterno nostro, mi chiede ma Alessandro, il dottor Nottega pagava l'una usi? Dico che roba è? L'una usi? E dico io
guarda le carte, mio marito, senza dirmelo naturalmente, lui pagava ogni mese 15.000 lire di una OSI. È un'associazione che mantiene gli orfani dei medici fino alla laurea, con stage all'estero, vacanze estive, vacanze invernali. È una cosa che io non sapevo, proprio ho visto la divina provvidenza. Mi davano 12 milioni all'anno per bambina, avevo 3 bambine. Ecco, veramente il Signore con una mano ti prova e con quell'altra ti consola. Io devo dire, ero innamoratissima di lui, senza di lui non potevo vivere, ma io ho ricevuto la grazia di baciare la mano del Padre e di dire: tu mi hai dato, tu mi hai tolto, sia benedetto il nome del Signore. E l'ho sempre sentito vicino. E per dirvi, non mi ha mai abbandonato. Poi ho cominciato a entrare in comunità, ragazzi e ragazze, e anche lì so Giovanna, e subito dopo: noi vogliamo vivere con te, vogliamo diventare missionari con te. Il nostro desiderio era ritornare in Brasile e servire i poveri, i bruci. Tu quando vedi che un bambino muore di fame o si prostituisce, e deve prostituirsi, per... è una cosa, guarda, che grida vendetta contro il cielo. E allora, insomma, sono entrati ragazzi e ragazze, il nostro vescovo, che prima era a Verona, poi è andato in Brasile, mi ha chiamato, dice: vieni a vedere qui quanti bambini muoiono di fame. Il 36% dei bambini al di sotto di un anno morivano per la fame. E lì abbiamo cominciato a costruire scuole, e asili nido, scuole per aiutare i bambini dei più poveri, dei poveri delle favelas. E noi siamo una goccia in un oceano, abbiamo 3 scuole, assistiamo 800 bambini, il governo non ci dà niente, però noi vogliamo dare ai bambini da mangiare, la dignità, perché sono tutti figli di analfabeti, e un genitore quando è analfabeta pensa di essere un animale e ti dice: ah, io non so leggere, non so scrivere, perché sono analfabeto. Scusate che parlo sbagliato, perché a volte mi sento brasiliano, e io dico: ma tu vali tanto come me, tanto come mio marito. E così noi prendiamo questi bambini che vengono dalle 6:30 del mattino fino alle 5 della sera, alla sera tornano a casa con i loro genitori, e i genitori, se ce li hanno, oppure i nonni, sono felici, perché dicono: pensa, il mio bambino è venuto a casa e ha cominciato a leggere l'alfabeto, mi ha insegnato a fare il segno della croce, e tutte queste cose qua. Hanno dedicato la strada a mio marito. Sì. Diciamo che tante cose che hai detto tu, via. Lui preferiva i poveri. Un fatto ti racconto: viene all'ospedale di urgenza la moglie del sindaco, il molto grosso, con il bambino che aveva l'asma, stava male, e lui lo prende, lo cura, gli dà tutto quello. Ma io ero lì perché non c'era l'infermiera, lo aiutavo, e l'ho visto un po' freddo, insomma, tipo, mi sei sembrato un po' freddino. Poi arriva una da 20 km di distanza con 2 gemelline che stavano per morire, e lui si sbrega proprio: Don Antonia, venga qui, adesso vediamo, chiama le infermiere, chiama tutti, e aiutami, e dai, e dobbiamo salvarle. È stata tutta la notte, goccia a goccia, perché erano disidratate. E gli ho chiesto: come mai questa differenza di comportamento tra la ricca e il povero? E lui diceva: perché i ricchi, se non sono contenti di me, vanno a cercare altri specialisti nelle grandi città. Noi abitavamo proprio nel Far West, ma i poveri, se non ricevono aiuto da me, non hanno nessun'altra chance. E lui diceva: io vedo in loro Cristo crocifisso. E sabato e la domenica andavamo nella casa dei più poveri,
sdegnano di entrare nelle nostre capanne. E così. La sorpresa inattesa. Allora, penso che ringraziamo. Abbiamo avuto l'invito, vero? Allora, vi ringrazio tutti quanti per essere stati qui, anche perché veramente ascoltare questo si tocca un po' il cielo, è verissimo, veramente come ha detto Lia, come ha detto Luisa, io poi se conoscevo Lia, la storia di Lia, ho conosciuto, ho parlato, perché poi sono sentite molte volte con Luisa, e quindi facevo l'assonanza tra due persone, e la santità è una, non è che ci sono, la santità è questa, quindi io vedevo proprio, sentivo lei, sentivo Luisa, è veramente una cosa meravigliosa. Grazie quindi a Luisa Nottegara, alla Costanza Miriano, alla Lia Trancanelli, alla Sara Nottegara. E grazie a tutti voi per questa attenzione. Grazie a tutti e buon viaggio a tutti quanti, vanno al Salto Parco.